abbiamo presentato la nostra ennesima denuncia. Ecco qui la prova per chi non... presentata di recente una denuncia molto importante. Il 3 settembre. Sì, vi invitiamo, anzi facciamolo vedere meglio, il 3 settembre. Alle ore 20:30 e l'abbiamo presentata contro la cosiddetta amministrazione comunale di Roma, che tutti assieme e appassionatamente hanno eluso, anzi si sono comportati in maniera assolutamente anticostituzionale, non acostituzionale, ma anticostituzionale. Ecco qua. Il primo responsabile, esatto, è sempre lui, il Sabaudo. Certamente, eccolo qua. È una cosa da non credere. Noi viviamo, cari signori, perché il tutore ultimo della Costituzione è lui. Esattamente. L'ultimo baluardo a difesa di tutti i valori della Costituzione dovrebbe essere lui. E lui è il primo nemico della Costituzione italiana, perché, come abbiamo già ampiamente illustrato, il personaggio è stato rieletto mentre non poteva essere eletto. Non elezione, ma usurpazione. Ha poi compiuto tutta quella serie di misfatti che abbiamo esattamente visto, permesso... la defenestrazione di Berlusconi, esattamente, che non è da prendere le difese di Berlusconi, ma insomma è stata fatta in maniera illegale. Esattamente, esattamente. Chiunque fosse, ormai lo sanno, fosse ormai stato lo sanno tutti. Al Capone Berlusconi, lo sanno anche... è uguale. Certo. Cioè, tu che fai il poliziotto devi agire secondo legge, è non naturale, come un criminale, come Al Capone. Ecco. No, appunto, come Al Cafone. Quello era allora, veramente Al Cafone, perché rispetto a questi vedere, era un gentiluomo. Facciamo vedere qua la prima parte, le fondamenta di quelle che noi... Vabbè, lo facciamo vedere così perché non è facile leggerlo, ma quello che a noi interessa è far vedere qual è l'articolazione della denuncia, che tu adesso, come noi, come nostra abitudine, illustrerai agli amici, allora, ben dicendo che la denuncia stessa... è, non so, che per chi la volesse replicare, è reperibile nei soliti siti, e così come questo video si vedrà tanto su Alba Mediterranea quanto su Accademia della Libertà. Allora, vieni al dunque. Il fatto è questo. Incredibilmente, sappiamo dalla TV e dai giornali, anche dai manifesti, che a Roma abbonda, agli amori di che ne so, Paolo Maldini, dico per dire un nome, forse neanche Veraccio sarà pure una persona per bene, o qualunque altro calciatore, o pseudo artista o politico eccetera, fatti e misfatti, però le cose che veramente contano non le sappiamo. Allora, questa denuncia qua riguarda un decimo della popolazione italiana, cioè circa 5-6 milioni di persone, sulla testa dei quali sta per cadere una tegola inenarrabile, per quanto è immensa, e da cui non si solleveranno più, e la gente non lo sa. E queste persone, viceversa, devono essere avvertite, devono essere allertate, devono essere a conoscenza di fatti che le riguardano. Ma è lo stesso discorso dell'Europa. Perché, come prevede la legge, quando c'è un provvedimento di legge o della pubblica amministrazione che può arrecare pregiudizio, soprattutto se negativo, nei confronti di un cittadino, questo cittadino deve essere a questo preventivamente informato. Deve essere citato in giudizio. Perché il procedimento richiede la possibilità di difesa da parte del cittadino. Nel caso specifico che riguarda appunto diciamo un contesto che poi diremo, e in questo caso andava avvertito, informato nelle debite maniere e sentito di esprimere la sua volontà in un contesto referendario in cui lui formalmente esprimeva un sì o un no. Questo è stato impedito.
non solo no, non l'hanno fatto per niente, l'hanno siamo arrivati ignorato. Al punto che non solo i referendum vengono votati e magari vinti e poi accantonati come quello dei giudici e altre cazzate del genere sulla responsabilità penale e civile dei, e civile dei magistrati. Ma qui addirittura sono arrivati al punto che non solo non applicano più l'esito dei referendum, ma neanche più indicano i referendum. Cioè è una cosa di una violenza e di una usurpazione di diritto che non ha uguali in giro per il mondo. Manco Franco, Francisco Franco faceva una cosa del genere. Assolutamente, anzi. O militare com'era? Chiaro, no, era ligio alle leggi sicuramente. Magari era il libertario quanto vuole, cioè le libertà erano compresse, erano molto limitate, ma quelle che c'erano erano garantite. Esattamente. Ma invece viviamo in una situazione che si chiama democratica e liberale, dove di liberale e di democratico non c'è più un cazzo. Sì, perché... nemmeno liberale oltretutto. Oh. Allora, che cosa è successo? L'8 aprile di quest'anno... il Comune di Roma si è costituito non più in Comune di Roma Capitale, ma in Comune di Roma Metropolitano Capitale. E non è cosa di poco conto una definizione, perché detta così dice ma è solo una parola. E no, le parole stanno a significare anche fatti, contesti, motivazioni, azioni, eccetera. E quindi questa cosa significa che sui presupposti giuridici che noi abbiamo denunciato anche in quel caso lì sull'annullamento delle regioni, delle province, dove anche lì andavano sentiti i cittadini, ricordiamocelo sempre, e invece i cittadini sono stati estromessi anche da quella cosa qua, ma qua è più palese, più marcata, e quindi per questa cosa adesso li abbiamo presi per le palle e andremo in fondo anche per altri versi. Ma la cosa importante da sapere appunto è che definire un'entità con un nome piuttosto che un altro non è una questione semplicemente di parole, è una questione anche di responsabilità, di azioni, no, ma di contesti diritto. E quant'altro, e di diritto, perché soprattutto di diritto. Il diritto relativo alla città metropolitana non è, e che era già stato preposto, certo. Non è lo stesso diritto di un comune. Certo. Allora, qui che cosa succede? Tralasciamo tutta la prima parte in cui evidenziamo alcune discrasie, conflittualità assolutamente inconciliabili col diritto e con la legge, ma di scarso conto. Quello che è più importante invece è l'ultimo fatto, e cioè che intanto è stata fatta un'altra lesione del diritto, e cioè al di fuori della legge elettorale che esiste, che è il Porcellum, hanno fatto anche quest'altro assimilandolo al Porcellum. Questo non l'abbiamo denunciato perché è troppo, cioè non l'abbiamo messo in troppo evidenza, evidente, anche è troppo... perché già la Corte Costituzionale queste cose l'ha condannato più volte, però ha detto che tutte le elezioni fatte col sistema porcellistico sono nulle, sono incostituzionali. Eletti non sono nulla, sono solo merda, la merda di prima continua a essere questo, la merda di oggi. Al Comune di Roma hanno fatto questa cosa. E che cosa hanno fatto? Il 19 agosto del 2014 l'ordinanza sindacale 171 viene pubblicata all'albo pretorio, e quindi il 5 ottobre le prossime elezioni metropolitane riservate attivamente e passivamente ai sindaci e consiglieri, solo sindaci e consiglieri, quando deve essere sentita tutta la popolazione nel complesso, il 100% dei cittadini aventi diritto. È una cosa allucinante. Quindi che cosa è stata fatta? Quindi è stata utilizzata una legge ad hoc, il Porcellum, per fare una cosa che non si può fare. Per cui poi su questa base qui, già a priori, prima che sia stata fatta l'elezione del sindaco della città metropolitana, addirittura il Comune di Roma, in altra udienza, in altra assemblea, ha autorizzato e finanziato il futuro di questa società che si chiama
Aspetta che mi sfugge che le cazzate. Roma capitale, città metropolitana. È lì il giro. Il che e non lì è... sono i sordi. E non esiste. Cioè questa entrerà in vigore il primo dicembre, il primo gennaio del 2015. Quindi sì. Come fai a finanziare una cosa che non e esiste? Noi li accuseremo di peculato, furto, c'è già, e tutte queste cose qui, perché sono allora tutte operazioni che servono solo per loro, per derubare i cittadini ignavi. Giustamente, io sono convinto che sia giusto che gli ignavi vengano derubati. Allora, derubati i vostri compari, ma lasciate stare le persone serie. No, ma poi la cosa incredibile è che il sindaco Marino, comunque, a prescindere dalla volontà di tutti i cittadini, sia di Roma che di tutta la provincia di Roma, che mi pare sono 178 comuni, a prescindere dalla volontà positiva o negativa, ci si ritroverà come sindaco metropolitano uno come Ignazio Marino, cioè uno che ha truffato pure la Columbia University, sì, tanto per dirtene una, cioè, truffato sulle rimborsi no, spese della Columbia University, però, è una cosa vedi, allucinante. Lì in America non scherzano, no, quando te beccano... Ha dovuto scappare, dare le dimissioni, le cose, ha detto che vuoi fare, vuoi fare la figura del merdaiolo, sì, o lasci perdere, facciamo finta che ne è successo niente. È successo Lì non scherzo, sono mica come d'Italia, allora, dove i ladri vengono premiati e vengono infatti, nominati capitale tipico sindaci della capitale d'Italia. Considerazione, allora, questo va letto. Come visto in moltissime altre trattazioni e denunce, è in atto da decenni la banalissima ripetizione di una millenaria procedura standard di una progressiva spoliazione dei diritti dei cittadini da parte del potere arbitrario, usurpativo, discrezionale e sperequativo della elite finanziaria mondiale attraverso il controllo dei parlamenti nazionali e internazionali, dalla facciata apparentemente presentabile, nonché dalle più meschine istituzioni periferiche quali comune. Non a caso c'è uno come Marino. Come abbiamo visto nei fatti qui riportati, manifestati alla luce del sole sotto gli occhi di tutti i rappresentanti delle istituzioni, quindi anche il signor Savoiardo, no? Certo, detto napoletame. È un Savoiardo napoletano, infatti. Beh, certamente. I Savoiardi buoni fanno a Napoli, è naturale. Li chiamano napolitaner. Appunto. Allora, tutti impassibili a tale scempio ed oltraggio costituzionale, segno dell'imbarbarimento dei tempi e dei costumi. O tempora o mores, diceva qualcuno, sì, un noto censore. Certo. O temporali o more. Dice, ma, dice, se è il temporale non possiamo andare a mangiare le more. L'una all'altra, giustamente. Quindi, a questo punto, facciamo notare, ad uso di chi ancora non l'avesse notato, lo stravolgimento che è stato compiuto al dettato costituzionale e giuridico. Legge 265-99. Ecco, ripeti queste cose. Ai nostri amici consigliamo di andare a guardare queste leggi per vedere qual è il livello di stravolgimento del dettato ecocostituzionale e del diritto comune, civile e pubblico italiano. Allora, legge 265-99, articolo 2. Ampliamento dell'autonomia degli enti locali. Comma 4. I comuni e le province hanno autonomia statutaria o missis, eccetera. Questo sta a dire che ogni comune è autonomo. Esattamente. E quindi ha il potere anzi, statutario. Anzi, c'è stato un grande storico italiano, il quale proponeva una riforma del sistema Italia, il quale diceva, guardate che l'Italia all'origine è stata un'associazione una di grande, comuni, ma una grande associazione di comuni, una grande soluzione e potremmo ritornare per ripartire da esattamente lì. Esattamente. Allora, articolo 5, articolo 3, sempre della stessa 265-99, comma 1, paragrafo 1. I comuni valorizzano libere forme associative e promuovono organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale anche su base di quartiere o di frazione o missis. Comma 2, sempre dell'articolo 3, nel procedimento relativo all'adozione di atti, questo che è stato fatto dal signor Marino è un atto, è un procedimento. Esattamente. Che cosa ha adottato? Come si fa? Principi stabiliti dalla legge 7 agosto del 1990, numero 241, azione popolare, virgola, diritti d'accesso ed informazione dei cittadini. Nulla è stato fatto, ma... Al comma 3, sempre dell'articolo 3 della legge 265-99, che cosa dice? Nello statuto
devono, del comune, deve essere previsto forme di consultazione della popolazione, nonché omissis, per la migliore tutela di interessi collettivi e devono essere altresì determinate le garanzie per il loro tempestivo esame. Possono essere altresì previsti referendum anche su richiesta di un adeguato numero di cittadini. Adeguato, non assoluto. Quindi deve essere stabilito sempre il numero. Dopo c'è scritto anche una specifica, un solo cittadino. Appunto. E poi andiamo all'articolo 16, della, sempre 26599, che è quello che taglia la testa al toro. Aree metropolitane, cioè guarda caso, guarda proprio, la legge aveva previsto nel 99 la realizzazione delle aree metropolitane. Articolo 16, e che dice, modifica della 142 del 90, capo 6, articolo 18, comma 3. La proposta di istituzione della città metropolitana è sottoposta a referendum a cura di ciascun comune partecipante. Ne consegue che senza il referendum non esiste città metropolitana. Certo, ma aspetta, entro 180 giorni della sua approvazione, questo è come si fa, è anche descritto. Allora, entro 180 giorni della sua approvazione, no? Se la proposta, dopo il referendum, riceve il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto al voto espressa nella metà di uno dei più uno dei comuni partecipanti, cioè significa che, per esempio, se sono 178 comuni, come mi sembra di ricordare, devono essere almeno 90. Certo. 90 comuni che nella loro circoscrizione hanno avuto più del 50% dei votanti in favorevoli. Quindi ci devono verificare due condizioni. Esattamente. Tre. Primo, si devono indire i referendum. Aspetta, tre condizioni concomitanti. Si devono indire i referendum. Questi referendum devono essere vinti per più del metà più uno dei paesi, cioè più di 90 paesi di questi 178. Esatto. E devono avere più del 50% in almeno 90 di questi paesi. Esattamente, esattamente. Allora, di nuovo seguito ancora, questa comma 3 seguito ancora, e dice: essa è presentata dalla regione entro i successivi 90 giorni ad una delle camere per l'approvazione della legge. Quindi non solo servono 180 giorni dopo, ma la regione, dopo che ha verificato tutte quelle cose che abbiamo, condizioni che abbiamo visto noi, avere approvato tutta una serie di altre, diciamo, modalità di operative, che poi è inutile stare a dire qui perché è troppo lungo, va come regione in Parlamento e chiede al Parlamento di votare una legge che approva questa cosa. È naturale. Allora, di queste cose qua non è stato fatto nulla. Assolutamente nulla. Nulla. Per cui spero di sbagliarmi, ma mi sembra proprio di ricordare di non ricordare l'evento storico, direi epocale, in cui si sia indetta una tornata elettorale consultativa per far emergere da questo voto la volontà popolare in merito all'istituzione della città metropolitana e al travaso della sovranità, dei poteri, dei diritti inerenti agli enti territoriali locali e dei suoi cittadini. Perché un cialtrone come l'attuale sindaco di Roma diventerebbe il sindaco naturale di tutti questi comuni. Di quello di Frascati, di Velletri, di Civitavecchia. Ma che cazzo fanno questi stronzi? Io dico, ma di Bracciano, di Aprilia, no, di Aprilia, di Pomezia. Di Pomezia. Paesi da 100.000 abitanti. Sì, Frascati. Certo, 100.000 abitanti. Velletri. 100.000 abitanti, sì. Cioè questi 100.000 abitanti per fare una petizione al sindaco dovranno andare da Marino. Io che abito a Formello, se domani mattina voglio andare a dire vaffanculo al mio sindaco, ci vado e entro in ufficio e glielo dico. Certo, certo. È una cosa ben diversa. Sì, è una cosa vergognosa, è uno schifo proprio, è un vomito. Allora, un simile evento di tale portata si dovrebbe ritrovare negli annali, e certamente questo scempio delle regole della norma rimarrà negli annali delle future generazioni. Esattamente. Lo dovevamo trovare negli annali qui, e invece non c'è, ma ci sarà per le future generazioni, perché una porcata del genere rimarrà nella storia. Rimarrà anche paese. Questa denuncia.
nella storia, perché ne daremo la massima circolazione e la massima diffusione. L'unico comune in tutto questo che ha fatto indetto un referendum per il 30 settembre è Civitavecchia. Solo che anche lì a Civitavecchia, siccome sono un po' poverini limitati, non sanno che il referendum si può fare per aderire o non aderire al Comune di Roma, mentre loro lo stanno facendo per aderire al Comune di Viterbo. Appunto, che è altrettanto illegale di questo qua. Sì, hanno ragione però. Sì, hanno ragione. Ma non... perché non voglio fare allora fai una più. Proposta di legge. Fai una richiesta di 50.000 abitanti e fai una proposta di legge. Non fai un referendum abrogativo, cioè consultativo per le elezioni della Roma, città Roma metropolitana. E certamente, è un'altra cosa. È un'altra cosa. È completamente un'altra cosa. Quindi, siamo alla follia più assoluta, alla eversione sistematica da parte dello Stato, alle sue stesse leggi. Se non è un autogolpe, come cazzo di altro potete definire questa imperterrita e incessante azione di violazione di legge da parte dei stessi pubblici amministratori di ogni caratura che avrebbero istituzionalmente il compito di farla rispettare? Oh, pubblici amministratori, avvocati dei comuni, avvocati dell'ANCI ad esempio. Allora, qui mi rivolgo al procuratore perché ci siamo rotti il cazzo di vedere gente infame che non fa, che si guadagna l'equivalente di un parlamentare quando va male, e se sono apprendisti prendono come minimo 4-5 mila euro per lavorare ciascuno 31 procedimenti l'anno. Sì. Cioè un giudice fa 31 di media, 31 procedimenti l'anno. Dei 14.000 erotti giudici che ci abbiamo, riescono a condurre a compimento mediamente attorno ai 350.000 processi l'anno. È una cosa folle. Certamente, lo sappiamo perfettamente. E allora, tu magistrato, che leggi questa denuncia, può essere che prima non lo sapessi, perché sei portato per natura ad una indolente superficialità indotta dai maestri della manipolazione mentale, culturale, marketing oriented. Ma tu ora lo sai. Noi seguiremo passo passo l'iter di questa denuncia, come quello delle altre centinaia a cui non avete dato esito, e faremo esattamente come bene descrisse Tito Livio a proposito della Repubblica, quella romana ovviamente, quella vera. Tralascio altre cose per ricordare sempre a tutti quanti che il diritto alla resistenza è equivalente, corrispondente, analogo e simbiotico al diritto alla sicurezza e all'ordine pubblico, che impone al cittadino semplice, all'uomo della strada, di attivarsi in carenza di interventi di ufficiali di polizia giudiziaria in presenza del verificarsi di un qualunque reato affinché ne ostacoli o impedisca la realizzazione. Quindi anche tu cittadino, che vedi, adesso lo sai per la miseria sozza, quello che t'hanno combinato alle tue spalle, travolgendo la Costituzione, 5-6 leggi, le sistematiche norme di buona convivenza civile, sottratto i tuoi diritti, 5 milioni di cittadini italiani sono stati sottratti i diritti. Volete per la miseria incazzarvi un attimo con questa gentaglia qui? Se no vi meritate quello tutto quello che vi capita. Ho detto. Aug. No, dobbiamo aggiungere. Dobbiamo aggiungere che questa denuncia, sì, come si vede in calcio e qua, la presenteremo in settimana entrante anche al TAR del Lazio. Esattamente. E alla Corte dei Conti. Ma soprattutto faremo una cosa ancora più grave, molto più pesante. Contatteremo i 178 sindaci dei 178 comuni con una posta certificata, un'email di posta certificata in cui gli mandiamo questa denuncia qua e li invitiamo ad aderire. Qualora entro 30 giorni non ci dessero risposta di adesione, noi denunceremo, anche denunciamo noi altrettanto, perché apparirà evidente la loro intenzione delinquenziale. Esattamente, esattamente. Adesso sì. Aug. Esattamente. Così parlò a proposito Zarathustra. Aug. Così questo mi ricorda quella barzelletta, no? Di quel capo indiano che si incontra con un altro e uno dice Aug, e l'altro dice Aug, e il primo gli dice: ma parli un po' troppo. Troppo bello.